Stelvio è la nuova on-off road dal carattere forte, che nasce sulla più evoluta base tecnica Moto Guzzi, al vertice per le prestazioni del bicilindrico compact block e per le tecnologie innovative rivolte al piacere di guida e alla sicurezza. Debutta su Stelvio il sistema GPFF Rider Assistance Solution sviluppato a Boston da Piaggio Fast Forward, che, grazie alla tecnologia radar derivata dalla robotica, rende più sicura la guida in ogni situazione. Moto Guzzi è già lanciata nel suo secondo secolo di vita, per continuare a produrre motociclette dal carattere autentico ed esclusivo. Moto Guzzi presenta ora Stelvio, il secondo atto di un'opera prima. Stelvio è un nome così ben conosciuto, rispettato e amato dai motociclisti che Moto Guzzi ha ritenuto opportuno non associarlo ad altre sigle. Si chiama proprio così, Moto Guzzi Stelvio, denominata come il celebre passo alpino che congiunge due valli attraverso 48 mitici tornanti, meta imprescindibile di qualsiasi mototurista. Così Moto Guzzi Stelvio rappresenta oggi il punto di arrivo di ogni mototurista evoluto, in sella alla quale salire in vetta gal piacere di guida. Moto Guzzi Stelvio è una moto di ultima generazione che tende la mano al futuro. Quello che rimane intatto è la filosofia progettuale e costruttiva propria di Moto Guzzi, scelte tecniche esclusive e uno stile modernissimo, che non lascia niente alla nostalgia, ma inconfondibilmente Moto Guzzi. Una filosofia applicata a una entro fuoristrada pensata e costruita per il viaggio senza confini, attraente e dalla guida sublime, spinta da un motore dalle caratteristiche di erogazione e dal sound ineguagliabili. Affascinante, sofisticata e originale, Moto Guzzi Stelvio è l'unica moto della sua classe di cilindrata con la trasmissione ad albero cardanico dallo sviluppo davvero innovativo e l'unica con il parabrezza regolabile in altezza elettricamente. E soprattutto è l'unica a vantare un'architettura motoristica di questo tipo. Esistono molti interessanti bicilindrici, ma ne esiste solo uno a V trasversale di 90 gradi ed è di Moto Guzzi, con quel carattere e quel modo di erogare la coppia davvero unici e inimitabili. Il V-Twin non è solo il cuore pulsante di Stelvio, ma anche l'epicentro del design, così come su ogni attuale Moto Guzzi. Tutto il design parte dalla valorizzazione dello scultoreo motore, con i suoi cilindri che sembrano saltare fuori dal serbatoio, e si evolve in chiave moderna. Si esaltano la scomposizione geometrica degli elementi principali della carrozzeria, con il fulcro tra serbatoio e sella, la semplicità delle linee e una cura del dettaglio molto elevata. Materiali, colori e finiture guardano alle tendenze di stile future sottolineando, nei volumi e nei particolari, l'italianità della moto. La sensazione di dinamicità è enfatizzata dalla coda snella e dai volumi più importanti che dominano la parte anteriore, scelta nella quale il design incontra le esigenze di protezione e di comfort necessarie in una moto votata al viaggio e al turismo. L'aerodinamica ha beneficiato di uno studio molto approfondito, grazie a un gruppo di ingegneri coinvolti solo in questo aspetto, per massimizzare la protezione dall'aria. Il comfort e il piacere di guida, coerentemente con la storia di Moto Guzzi, primo brand motociclistico a dotarsi di una propria galleria del vento. Sono state necessarie oltre 1500 ore di simulazioni con software di calcolo e molte sedute in galleria del vento per determinare le superfici ideali che offrissero la massima protezione al pilota e al passeggero, a fronte di ingombri non elevati. Anche il parabrezza è stato oggetto di un particolare studio ed ha una forma in grado di deviare i flussi evitando vortici di aria posteriori, coadiuvato dalla presenza dei due deflettori laterali. Per adattarsi a differenti stature, è regolabile elettricamente in altezza fino ai 150 km all'ora, con un'escursione di ben 70 mm. Anche Moto Guzzi Stelvio evoca iconici modelli della sua storia, citando elementi come le feritoie presenti nei fianchetti sottosella, ma la modernità e l'innovazione prevalgono nella loro reinterpretazione. È la motocicletta ideale per chi ama osservare i dettagli mentre ne accarezza le superfici, emozionandosi ancora prima che il viaggio inizi. Da qualsiasi punto di vista la si osservi, è inconfondibilmente una Moto Guzzi, l'identità è confermata frontalmente dall'impianto di illuminazione LED, con DRL, che disegna la sagoma dell'aquila e lateralmente dall'architettura particolare e unica del motore, lasciato completamente a vista. La cura del dettaglio ha coinvolto anche questo elemento, il posizionamento molto discreto del radiatore e l'assenza alla vista di tubi di collegamento in gomma, oltre al certosino lavoro realizzato sull'impianto elettrico dai cablaggi totalmente nascosti, esaltano la bellezza della pura meccanica. Moto Guzzi Stelvio è spinta dall'unità motrice appena introdotta su V100 Mandello, dalla quale però si distingue per molteplici aspetti tali da renderla ancora più appagante da utilizzare. Non deve sorprendere il fatto che due moto di estrazione così differente abbiano in comune il motore.
I progetti di Moto Guzzi Vicento Mandello e Stelvio sono partiti in parallelo e poi hanno seguito strade ben differenti nello sviluppo. I motoristi Moto Guzzi hanno ricevuto da subito l'input di costruire un motore adeguato a differenti tipologie di moto. La scelta, ad esempio, di realizzare una coppa dell'olio separata dalla camera di manovella attraverso un pacco lamellare, ha permesso di avere uno sviluppo della parte bassa del motore molto limitato, favorendo la luce a terra necessaria per superare gli ostacoli in fuoristrada. Il U-Compact Block di Moto Guzzi è un motore assolutamente all'avanguardia per progettazione e costruzione, è compatto e leggero, permettendo di avere una ciclistica agile ed al piglio sportivo. È potente e reattivo ed è in grado di accompagnare Moto Guzzi nelle prossime decadi, in linea con le esigenze dei motociclisti contemporanei che desiderano emozionarsi assaporando la spinta data dalla coppia ad ogni rotazione del comando del gas, a fronte di consumi di carburante e di costi di gestione moderati. Si tratta di un bicilindrico a vi trasversale di 90 gradi con raffreddamento a liquido e distribuzione a doppio albero a camme in testa con bilancieri a dito e 4 valvole per cilindro. La cilindrata effettiva è di 1042 cm3. Come detto, il basamento sfrutta una lubrificazione a carter umido, con la camera di manovella separata dalla coppa dell'olio da un pacco lamellare. Questo sistema permette di avere un motore più basso grazie a una coppa dell'olio meno profonda, risparmiando spazio e abbassando le masse a vantaggio della maneggevolezza e, nel caso della Stelvio, lasciando una buona luce a terra per superare gli ostacoli in fuoristrada. Inoltre, diminuendo il lubrificante nella camera di manovella, ha il vantaggio di diminuire gli attriti e quindi i consumi di carburante, oltre a contribuire al contenimento delle dimensioni. In generale è stato prodotto un grande sforzo per diminuire al massimo le inerzie, fino al 50% in meno rispetto al precedente motore 1208V, in modo da diminuire il peso e regalare prontezza di risposta. È previsto un albero controrotante che non ha funzione di equilibrare le forze di primo ordine, già perfettamente equilibrate grazie all'architettura di 90 gradi, ma di diminuire la coppia di rovesciamento a vantaggio della guidabilità, eliminando qualsiasi reazione indesiderata durante le accelerazioni e le decelerazioni. L'aggiunta di questo componente inoltre ha permesso di diminuire il peso e le dimensioni dell'albero motore, a vantaggio della compattezza e delle prestazioni. I carter esterni sono stati progettati per avere una funzione strutturale di irrobustimento del telaio, i cui punti di fissaggio ad essi sono 8. Anche le pedane del pilota sono fissate sui carter con la sola interposizione di alcuni tamponi in gomma, contando sull'ottimo bilanciamento del motore per l'eliminazione delle vibrazioni. La progettazione ex novo ha permesso di ottenere un propulsore davvero compatto, 103 mm più corto dello Small Block di V85 TT e più leggero rispetto al 1208V, ultimo 4 valvole prodotto da Moto Guzzi. Un contributo importante è dato dalla frizione multidisco in bagno d'olio con comando idraulico e dotata di sistema antisaltellamento, più robusta, affidabile, compatta e leggera della soluzione a monodisco a secco adottata sugli altri modelli in produzione. Anche l'alternatore ha trovato una più vantaggiosa posizione, non più frontale, ma all'interno della quinto dei cilindri. Si distingue da tutti i recenti motori costruiti a mandello dell'Ario anche per le teste ruotate di 90 gradi, scelta che permette di aumentare lo spazio per le gambe e di razionalizzare la posizione dei componenti della linea di aspirazione e dell'iniezione elettronica. I due corpi farfallati hanno infatti condotti ad alta turbolenza più corti e dritti, capaci di ottimizzare l'apporto di miscela aria-carburante nelle camere di combustione, con evidenti benefici sulla potenza, sulla regolarità di erogazione e sui consumi, a fronte di una minore emissione di gas inquinanti. La scelta della distribuzione a doppio albero a camme in testa con bilancieri a dito ha permesso di ottenere leggi di alzata delle valvole più aggressive a vantaggio delle prestazioni, ma anche una perfetta combustione, eliminando gli sprechi di carburante. A questo contribuisce il comando elettronico Ride by Wire, che assicura una fine gestione del gas, senza alcun tipo di effetto on-off nell'apri-chiudi. La rotazione delle teste ha permesso di progettare un sistema di scarico con i due collettori dall'andamento sinuoso che confluiscono in un terminale a doppia uscita. I collettori hanno protezioni dal design studiato per deviare i flussi di aria calda dalle gambe del pilota. Utile nell'uso quotidiano, nonché appagante quando si cercano emozioni nella guida sportiva su strada. Si chiama versatilità e Moto Guzzi Stelvio è il perfetto esempio di come sia possibile confezionare una moto sola con tante anime. Il comune denominatore è il piacere di guida e il feeling con la ruota anteriore che è capace di restituire, frutto di una cultura progettuale dei maestri telaisti di Mandello apprezzata in tutto il mondo.
Il merito di una guida così deliziosa e appagante va ascritto innanzitutto all'ottimale distribuzione dei pesi e all'abbassamento delle masse, permesso dall'architettura del motore e dal serbatoio del carburante da 21 litri che prosegue sotto la sella. Ma anche al particolare layout del nuovo telaio in tubi di acciaio dedicato a Moto Guzzi Stelvio che sfrutta il motore come elemento portante. Rispetto all'unità che equipaggia V100 Mandello, è stato completamente ridisegnato nella parte anteriore per renderlo più robusto e adatto all'utilizzo avventuroso e vanta quote differenti. Inoltre, ha 4 punti di ancoraggio frontali al telaio al posto dei 2 di V100 Mandello, aumentando la rigidità del 20%. L'attitudine al turismo è garantita dall'elevato comfort della generosa sella posta a soli 830 mm di altezza da terra e dalla posizione di guida attiva, con la schiena eretta e gambe poco piegate. È facile da gestire da fermo e si tocca bene con ambio i piedi a terra, per via di una zona centrale molto rastremata. Come da tradizione sulle moto on-off di Moto Guzzi, anche la nuova Stelvio prevede un ampio manubrio in alluminio a sezione variabile, perfetto per avere controllo in fuoristrada e al contempo una posizione di guida più rilassata nel turismo. Stelvio è la prima Moto Guzzi dotata di PFF Rider Assistance Solution, offerto come Factory Option. L'innovativa piattaforma di assistenza alla guida è basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D ed è stata sviluppata da Piaggio Fast Forward, la società specializzata in robotica, con sede a Boston, fondata nel 2015 dal gruppo Piaggio. È la prima volta che tali sensori radar, uno si trova sopra il gruppo ottico anteriore e uno sotto quello posteriore, vengono implementati per l'utilizzo su una moto, che rispetto a un'automobile ha una dinamica molto differente, con la significativa variabile dell'angolo di inclinazione in curva. I vantaggi, rispetto a un tradizionale sistema di assistenza alla guida basato su sensori a ultrasuoni, risiedono in un campo visivo estremamente ampio e in un monitoraggio affidabile indipendentemente dall'illuminazione e dalle condizioni ambientali.